Bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi analizzeremo l'ennesimo mix tra un GTR e un Rhythm in Game alla Dance Dance Revolution, disponibile su Xbox Live Sequence. La struttura di Sequence è la stessa del più blasonato Puzzle Quest. Anche qui c'è una trama, nemici da sconfiggere, il nostro alter ego digitale che aumenta di livello con l'esperienza, acquisendo al tempo stesso abilità speciali. Solo che la differenza principale rispetto ad altri giochi simili è nella risoluzione dei combattimenti, caratterizzata da un minigioco, con tanto di frecce colorate che cadono dall'alto e richiedono la pressione dei corrispettivi bottoni del pad a tempo di musica. Senza fare troppi spoiler, la storia narrata nel gioco ci catapulta nei panni di un ragazzo, Kai, che si risveglia all'interno di una strana torre e insieme alla misteriosa Naya sarà guidato attraverso i sette piani dell'edificio, scontrandosi con mostri e guardiani, nella speranza di riguadagnare la tanto bramata libertà. Poggia una grafica bidimensionale molto fumettosa, con sfondi colorati e dettagliati. Anche il comparto audio è abbastanza ricco, non limitandosi unicamente alle colonne sonore durante gli scontri, ma sfoggiando anche un buon doppiaggio audio in lingua inglese. Davvero niente male per un gioco indie, vi pare? Durante i combattimenti è necessario premere i tasti del pad a ritmo di musica, come già detto in precedenza. Ma a complicare le cose sono le tre finestre, rispettivamente magia, mana e difesa, che è possibile alternare per lanciare incantesimi, ricaricarsi di punti mana e soprattutto difendersi dagli attacchi dell'avversario. Il lancio di una magia richiede di azzeccare la corretta sequenza di pulsanti, pena il fallimento con conseguente spreco di mana. Gli incantesimi, come da tradizione ruolistica, spaziano da quelli di cura agli attacchi elementali, senza tralasciare i potenziamenti e gli effetti di stato. Ogni scontro ha un limite temporale, ovviamente basato sulla durata della canzone. Pertanto sono richiesti, oltre ai riflessi fulmine, anche la capacità di pianificare in fretta la propria strategia. Le tracce audio sono abbastanza orecchiabili e prendono ispirazione dalla musica elettronica e dance. Forse l'aggiunta di canzoni più energetiche avrebbe giovato al titolo. Chissà, magari le ascolteremo in un futuro seguito. Sequence è, come sempre, disponibile in versione demo gratuita e in versione completa per soli 240 Microsoft Point, circa 3 euro, su Xbox Live Marketplace. Se adorate i puzzle e Rhythm Game e siete rimasti ipnotizzati dalle tracce musicali di Michael Wade Hamilton e Ronald Jenkins, non potete assolutamente lasciarvelo scappare. Grazie per essere stati con noi, rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale YouTube e visitate regolarmente il portale web www.parliamodivideogiochi.it. L'appuntamento è per il prossimo video.